Si narra che ci fosse una persona particolarmente pettegola, che diceva male, maldicente, parlava male di tutti. E ovviamente era allontanata da tutti e tutti non la odiavano, ma comunque la evitavano con cura e questo la rendeva ovviamente molto triste. Allora lei per perdere questo brutto vizio di spettegolare e maledire, fra virgolette, maledire, non nel senso di mandare all'inferno, ma di dir male della gente, si recò dal suo prete e gli disse: "Lei, padre, mi deve aiutare per cercare di farmi passare questo brutto vizio che io ho." E allora lui semplicemente gli disse: "Dice, guarda, io ti do questa boccetta di acqua benedetta. Va bene, questa acqua benedetta, tu tutte le volte che avrai voglia di dire una maldicenza, la metti in bocca e vedrai che ti aiuterà a non essere più così maligna e malevola." Sta di fatto che, pur essendo della semplice acqua di fonte benedetta appunto dal padre, la cosa funzionò perché lei smise di essere maldicente e pettegola, e anzi ritornò ad avere un ottimo rapporto con tutti i suoi vicini, con tutti gli abitanti, i paesani in pratica, e di conseguenza da quel momento si disse che quell'acqua era un'acqua particolare, benedetta, che aveva delle virtù miracolose. Ancora oggi il detto acqua in bocca per dire qualcosa che non va detto, che va tenuto segreto, che è bene tenersi dentro senza esternarlo.